Questo è Struttura, il nostro programma di caricamento. Possiamo caricare di tutto: vestiti, equipaggiamento, armi, addestramento simulato, tutto quello di cui abbiamo bisogno. In questo momento siamo all'interno di un programma. Abbastanza facile da capire. Abiti diversi, spinotti nelle braccia e in testa assenti. Anche i tuoi capelli sono cambiati. Il tuo aspetto attuale è quello che noi chiamiamo immagine residua di sé. La proiezione mentale del tuo io digitale. Questo non è reale. Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. Questo è il mondo che tu conosci. Il mondo com'era alla fine del XX secolo. E che ora esiste solo in quanto parte di una neurosimulazione interattiva che noi chiamiamo Matrix. Sei vissuto in un mondo fittizio, Neo. Questo è il mondo che esiste oggi. Nella tua desertica nuova realtà. Abbiamo pochi bit, brandelli di informazione, ma quello che sappiamo per certo è che un bel giorno, all'inizio del XXI secolo, l'umanità intera si ritrovò unita all'insegna dei festeggiamenti. Grande fu la meraviglia per la nostra magnificenza mentre davamo alla luce IA. IA vuol dire intelligenza artificiale. La cui sinistra coscienza produsse una nuova generazione di macchine. Ancora non sappiamo chi colpì per primo, se noi o loro. Sappiamo però che fummo noi ad oscurare il cielo. A quell'epoca loro dipendevano dall'energia solare e si pensò che forse non sarebbero riusciti a sopravvivere senza una fonte energetica abbondante come il sole. Nel corso della storia il genere umano è dipeso dalle macchine per sopravvivere. Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia. Un corpo umano genera più bioelettricità di una batteria da 120 volt ed emette oltre 6 milioni di calorie. Sfruttando contemporaneamente queste due fonti, le macchine si assicurarono a tempo indefinito tutta l'energia di cui avevano bisogno. Ci sono campi. Campi sterminati, dove gli esseri umani non nascono, vengono coltivati. A lungo non ci ho voluto credere. Poi ho visto quei campi con i miei occhi. Ho visto macchine liquefare i morti affinché nutrissero i vivi per via endovenosa. Dinanzi a quello spettacolo, potendo constatare la loro limpida, raccapricciante precisione, mi è balzata agli occhi l'evidenza della verità. Che cos'è Matrix? È controllo. Matrix è un mondo virtuale elaborato al computer, creato per tenerci sotto controllo, al fine di convertire l'essere umano in questa. No. Non è possibile. Io non ci credo. Non ho detto che sarebbe stato facile. Ho detto che ti offrivo la verità. Smettila! Fammi uscire! Fammi uscire! Me ne voglio andare! Tranquillo, Neo. Non ti agitare. Toglimi quell'affare! Levami le mani di dosso! Stammi lontano! Statemi lontano! Non mi fido di voi! Non mi fido! Non mi fido! Sta crollando! Respira, Neo. Respira a fondo.